Pace bene a tutti, bentornati. Oggi 10 dicembre ricordiamo la Beata Vergine Maria di Loreto. Ascoltiamo. La festa liturgica della Madonna di Loreto ricorre il 10 dicembre, in ricordo della data dell'arrivo della Santa Casa di Nazareth a Loreto. Le origini della tradizione della traslazione della casa dalla Palestina alla città marchigiana risalgono al 1296, quando in una visione ne era stata indicata l'esistenza e l'autenticità da un eremita, Fra Paolo della Selva, e da lui riferita alle autorità. Racconta la leggenda che nel maggio 1291, mentre i Mamelucchi d'Egitto soffocavano il territorio di Israele in una sanguinosa conquista militare, alcuni angeli prelevarono la casa di Maria di Nazareth e la posero in salvo a Tersatto, in Croazia. Quei boschi però si rivelarono pericolosi e la casetta venne vandalizzata dai briganti. Così alcuni anni dopo gli stessi angeli la spostarono deponendola nelle Marche, vicino Porto Recanati. Da allora moltitudini di fedeli si sono recati in pellegrinaggio al grandioso santuario che racchiude la Santa Casa, iniziato a costruire nel 1468 da Papa Paolo II, e in breve diventò, ed è secondo una felice definizione di Papa Giovanni Paolo II, cuore mariano della cristianità. Quello lauretano è un santuario mirabile, ha scritto Papa Giovanni Paolo II. In esso è inscritta la trentennale esperienza di condivisione che Gesù fece con Maria e Giuseppe. Attraverso questo mistero umano e divino, nella casa di Nazareth è come scritta la storia di tutti gli uomini, poiché ogni uomo è legato ad una casa, dove nasce, lavora, riposa, incontra gli altri, e la storia di ogni uomo è segnata in modo particolare da una casa, la casa della sua infanzia, dei suoi primi passi nella vita. Ed è eloquente e importante per tutti, continua il Santo Papa polacco, che quest'uomo, unico e singolare, che è il figlio unigenito di Dio, abbia pure voluto legare la sua storia ad una casa, quella di Nazareth, che secondo il racconto evangelico ospitò Gesù lungo l'intero arco della sua infanzia, adolescenza e giovinezza, cioè della sua misteriosa maturazione umana. La casa del figlio dell'uomo è dunque la casa universale di tutti i figli adottivi di Dio. La storia di ogni uomo, in un certo senso, passa attraverso quella casa. Ed è anche proprio Papa Francesco che ha visitato il santuario della Santa Casa il 25 marzo del 2019, firmando lì l'esortazione apostolica dedicata ai giovani Christus Vivit. E dice: «Le parole dell'angelo Gabriele a Maria, rallegrati, piena di grazia, risuonano in modo singolare in questo santuario, luogo privilegiato per contemplare il mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio. Qui infatti sono custodite le mura, che secondo la tradizione provengono da Nazareth, dove la Vergine Santa pronunciò il suo sì, diventando la madre di Gesù. Da quando quella che è denominata la Casa di Maria è diventata presenza venerata e amata su questo colle, la Madre di Dio non cessa di ottenere benefici spirituali in coloro che, con fede e devozione, vengono qui a sostare in preghiera. Tra questi, oggi mi metto anch'io, dice il Papa, e ringrazio Dio che me lo ha concesso proprio nella festa dell'Annunciazione. Penso a Loreto come a un luogo privilegiato dove i giovani possano venire alla ricerca della propria vocazione, alla scuola di Maria. La casa di Maria è anche la casa della famiglia. La casa di Maria è anche la casa della gioia. La Vergine Santa aiuti tutti, specialmente i giovani, a percorrere il cammino della pace e della fraternità, fondate sull'accoglienza e sul perdono, sul rispetto dell'altro e sull'amore che è dono di sé. La nostra Madre, stella luminosa di gioia e di serenità, doni alle famiglie, santuari dell'amore, la benedizione e la gioia della vita. Maria, sorgente di ogni consolazione, porti aiuto e conforto a quanti sono nella prova. Beata Vergine Maria di Loreto, prega per noi.